Cari amici di Formula Track, ben ritrovati dopo la pausa estiva sulle frequenze TV del canale 68 del digitale terrestre e naturalmente sui canali social di Trasportare Oggi e di Vado e Torno. Quindi da Luca Barassi e Fabrizio Dalle Nogare vi diamo il benvenuto a questa nuova puntata di Formula Track che ci vede ritornare da Hannover con lo zaino pieno di notizie, vero Fabrizio? Sì, è così Luca, a questo argomento abbiamo riservato una pillola a sé stante e anche una piccola sorpresa che vi sveleremo dopo. Giusto, allora rimandiamo alla sintesi fatta da te e da Andrea Trapani direttamente dai padiglioni eh, dell'OIA per sapere quale sarà il futuro del trasporto commerciale. E quindi ora parliamo di altro perché il nostro mondo non è fatto solo da Nover, vero? Assolutamente sì, allora partirei dal balletto delle nomine ai vertici delle case costruttrici sia a livello italiano che a livello internazionale. Cominciamo con Daimler Truck che ha aspirato verso l'alto Karin Radstrom dalla responsabilità di Mercedes-Benz Trucks a quella di tutto il gruppo Daimler Truck. La manager ingegnere svedese sostituisce Martin Daum che ha terminato la propria carriera dopo oltre 40 anni di impegno professionale, la grande esperienza di Karin Radstrom sta portando la stella a gran velocità verso una gamma molto elettrificata a partire dagli Actros 600 che vi abbiamo presentato anche durante le scorse puntate. Sappiamo però che la transizione alle sue spine è un percorso complesso e che Mercedes si prepara ad affrontare anche tempi che possono non essere facili come mostrano gli ultimi dati relativi a immatricolazioni. Noi tutti speriamo che la giovane manager svedese abbia le spalle sufficientemente larghe per affrontare un periodo così complesso. E torniamo in Italia e continuiamo a parlare di nomine perché come vi ricorderete prima dell'estate c'è stato quel, lo scossone in cui Paolo Starace è passato da DAF a, a Fortrax e ora però finalmente la casella eh, rimasta vuota della, de, de, diciamo, della figura di amministratore delegato di DAF, di DAF Italia è stata ricoperta ed è stata coperta da Massimo Dodoni un eh, manager che è veronese del classe 1968 che è stato in passato direttore generale di Kegel Trailers Germania e anche Sales and Marketing Manager di Saf Holland Italia. Eh sì Luca, le notizie e gli scossoni del mercato non riguardano soltanto i personaggi ma anche le aziende e i grandi gruppi logistici. Proprio qualche settimana fa si è conclusa ufficialmente una questione che per tante settimane è stata al centro del dibattito sulla logistica internazionale. Il gruppo tedesco DB Schenker, controllato da Deutsche Bahn e attivo naturalmente anche in Italia, è stato ufficialmente acquisito da DSV, un altro grande gruppo danese di logistica presente in tutto il mondo. DB Schenker faceva gola a tante realtà, tra cui le, i giganti Maersk e MSC, che però si erano ritirati dalla corsa. Adesso, con l'acquisizione, DSV e DB Schenker formeranno un gruppo eh, dal fatturato di 14,3 miliardi di euro. Eh, un fatturato che sarà vicino ai 40 miliardi di euro, con un numero di dipendenti che sfiora le 150.000 unità in tutta Europa. Un autentico gigante della logistica globale. Ecco Fabrizio, soggetti e gruppi come questi naturalmente è ovvio che guardano a Bruxelles per eh, vedere come andrà il futuro eh, dell'autotrasporto perché lì si decidono, si fanno le carte della nostra strada, quantomeno per quello che riguarda la transizione energetica. E eh, da questo punto di vista sappiamo, abbiamo visto ormai che le immatricolazioni dei veicoli elettrici a tutti i livelli stentano un po' a decollare e Quindi, da tutte le parti si esorta l'Europa a cambiare un po' quelli che sono i termini e le date di scadenza in vista della decarbonizzazione, soprattutto per il 2035, che è dopodomani. L'ha fatto anche nelle ultime settimane anche il nostro governo con la voce dei ministri Urso e Pichetto Frattin, ma eh, finora la Commissione europea sembra che. Eh, non, ne voglia, non ne voglia sapere. Tra i tanti commenti eh, del nostro settore abbiamo scelto quello del Presidente di Federauto, di Federauto Massimo Artusi che sottolinea come a collassare, cioè il rischio di collasso, siano per prime le reti di vendita, cioè i concessionari con i loro 175 mila addetti. E sì Luca, per capire meglio quanto sia davvero complesso il momento dell'industria automotive europea basti pensare eh, alla notizia che è circolata molto riguardo il ridimensionamento di Northvolt, un nome che magari a qualcuno dirà poco, però si tratta del gruppo svedese che più di tutti in Europa è vicino alla produzione di celle per batterie che oggi sono a a totale appannaggio dei, eh, dei, dei, dei costruttori cinesi. In questi anni Northvolt aveva stretto accordi con diverse case, tra cui Volkswagen, Scania fino al gruppo Volvo per la fornitura proprio delle batterie per i veicoli commerciali. Adesso, visto il contesto non semplice, l'azienda ha annunciato un vero e proprio ridimensionamento che riguarderà non solo i piani di sviluppo, ma anche la costruzione dei nuovi siti di produzione e porterà. Naturalmente, come avviene in questi casi, e purtroppo al licenziamento anche di, diverse, di una parte dei dipendenti. Un altro segnale preoccupante, insomma, che la politica e le istituzioni dovrebbero assolutamente cogliere. Ecco, lo ripetiamo: quindi una cosa è certa, l'elettrificazione del trasporto procede più lentamente del previsto, e quindi, tra le tante cause di questa cosa, sicuramente c'è la mancanza delle infrastrutture eh, di ricarica e a questo riguardo c'è uno studio di Motusei che però eh, sottolinea che per quanto riguarda le colonnine pubbliche ovviamente, negli ultimi anni secondo loro sono raddoppiate sul nostro territorio, da 30.000 a poco più di 57.000 unità, anche se però quelle di maggiore potenza, cioè oltre le 50 kW, sono soltanto 10.000. Secondo Motusek poi sono 963 i punti sulla rete autostradale, di cui 62% con una potenza oltre i 150 kW. Allora, diremmo tutto bene? No, in realtà no, perché siamo ancora molto lontani da quegli obiettivi eh, che si era fissati il PNRR, cioè più di 41.000 colonnine ad alta ad altissima potenza in Italia. Eh, l'associazione Motus ha fatto assolutamente una bella fotografia del momento che sta vivendo l'Italia per quanto riguarda l'elettrificazione. C'è però da considerare che troppo spesso tra l'installazione delle colonnine e la loro attivazione trascorre davvero troppo tempo. Addirittura sarebbero il 18% del totale i punti di ricarica ancora in attesa di collegamento e di attivazione sempre secondo Motus E. La stessa associazione sarà tra i principali protagonisti di Innovation T, il grande evento sulla transizione ecologica che Eventi sta organizzando, organizzerà il prossimo 16 ottobre presso il Museo delle Mille Miglia di Brescia. E nel corso di Innovation T verrà presentata una ricerca dedicata espressamente all'elettrificazione del trasporto pesante in Italia con dati e tendenze aggiornati. Da qui partirà poi il dibattito che animerà il convegno al quale parteciperanno case costruttrici, esponenti del mondo della logistica, delle istituzioni del mondo accademico. Insomma, una giornata molto fitta che prevederà workshop tematici, momenti di networking, la consegna dei primi Innovation Awards e naturalmente la visita al Museo delle Mille Miglia, un momento molto molto atteso, molto importante. Beh, che dire, vi aspettiamo ovviamente numerosi a Brescia per questa primissima edizione di Innovation T, Però il mese di ottobre è segnato ed è scandito da un altro evento organizzato da Eventi. Che è l'ultima tappa del Sustainable Tour che si terrà a Catania eh, il 5 di ottobre durante il, la Fiera MedMove, che è la seconda edizione al Centro di dibattito le questioni calde della logistica siciliana. Sappiamo che eh, l'isola è sicuramente al centro dei moltissimi eh, corridoi intermodali di, delle tratte, diciamo, eh, di eh, comunicazione, ma naturalmente alla Sicilia mancano molto le infrastrutture, sia quelle interne sia quelle di collegamento con il resto eh, del continente e con le altre regioni. In tutto questo ovviamente si inserisce il progetto del ponte. Ponte sullo stretto, eh, caldeggiato dalla politica, osteggiato spesso all'interno, ma vedremo come andrà a finire. Sicilia, un ponte sul Mediterraneo, è il titolo che abbiamo dato a questo evento dove parteciperanno le massime istituzioni eh, politiche e associazionistiche dell'isola. De, dell è un momento davvero da non perdere questo Luca per chi fosse alla Fiera MedBoof di Catania, ripetiamo sabato 5 ottobre alle ore 11 presso l'area convegni Padiglione B1. A questo punto Fabrizio è il momento di darvi per così dire la linea su Ad e aprire il capitolo sulla IA. A voi Regia! Grazie Luca, siamo collegati dal cuore della fiera, siamo ad Hannover, siamo all'IA, un'edizione, quella del 2024, da record, i numeri lo hanno già certificato, 1700 espositori da oltre 40 paesi, un numero che supera del 20%, del 21 per l'esattezza, quella della scorsa edizione, quindi è un vero successo, una fiera sempre più internazionale, oltre il 70% di espositori esteri e tante persone dall'estero, compresi noi caro Fabrizio, soprattutto dall'Asia. Eh sì Andrea, è così, tanta tecnologia, tante novità di prodotto, tanti i veicoli in mostra che abbiamo visto per la prima volta qui ad Hannover per esempio i due veicoli che ha svelato ufficialmente Iveco quindi e way in versione cabinato anche e anche l'attesissimo e-movie, il veicolo commerciale leggero da 2,5 a 3,5 ton, il fratellino del Daily, realizzato in collaborazione con Hyundai. Su questo ci torneremo. Poi, Mercedes continua la strategia di elettrificazione della gamma Mercedes. Grande protagonista l'Iatros 600, quindi il top di gamma per quanto riguarda i camion elettrici della stella, che sarà in produzione a partire da novembre. E poi un nuovo brand. Un Nuovo servizio che si chiama Track Charge, dedicato alla consulenza e alle infrastrutture. Quindi, naturalmente, parliamo di veicoli elettrici anche in questo caso. E continua a rimanere in questo campo in quello dell'elettrico, grazie a Mann, perché ha portato tre modelli in mostra: l'ITGX, l'ITGS e il nuovissimo ITGL, che è il primo elettrico per la distribuzione. E ovviamente sono arrivati anche novità eh, con aggiornamenti alla trasmissione, l'inserimento della Cruise Control Prediction per tutta la gamma 2025, insomma, quella che verrà. E ci sono aggiornamenti anche in un altro stand, un altro costruttore importante come DAF, anche in questo caso ci si divide tra gli aggiornamenti. Della fortunata New Generation, la gamma che è la più famosa, ovviamente del costruttore DAF, che è apparsa qua tutta da vedere, in un'inedita colorazione rossa. E poi ci sono stati gli sviluppi della trazione elettrica, ovviamente con XG, XF e soprattutto XB Electric. Insomma, quindi una gamma anche questa tutta da conoscere dall'Olanda alla Svezia in mostra allo stand Volvo naturalmente la gamma aero lanciata all'inizio di quest'anno e poi una piccola chicca una piccola curiosità il musone americano VNL anche questo rinnovato nel corso di quest'anno e infine la sala elettrificato che permetterà di aumentare notevolmente l'autonomia degli elettrici Volvo da uno svedese all'altro quindi Scania ha riaffermato la sua strategia di riduzione delle emissioni di transizione energetica quindi attraverso veicoli elettrici veicoli a biogas e l'utilizzo del biodiesel e poi la presentazione la presentazione del nuovo cambio g38 per i motori v8 da 770 cavalli e il lancio del pacchetto services 360 orientato al cliente ad annover ha partecipato anche Fortrax, quindi il marchio dell'ovale blu ha presentato una revisione del motore eco per i pesanti f max ora equipaggiati anche con il sistema di visione il digital monitor system al posto degli specchietti e poi arriverà presto, sempre parlando di Fortrax, l'elettrificazione della nuova gamma F-Line. Invece io ti porto, anzi portiamo l'America in Europa, lo ha fatto Tesla con la prima volta in Europa, appunto qua ad Hannover del Semi che è disponibile in area prove alle nostre spalle e che ha uh, catturato tantissima attenzione come era uh, immaginabile, il design soprattutto la guida al centro dell'autista che colpisce molto e la promessa incredibile di 500 miglia di autonomia che sono ben 800 km. E a proposito di futuro, Tesla è sinonimo di questa parola, ma uh, il van hanno fatto altrettanto, perché per i veicoli commerciali sono arrivati... Tante novità, abbiamo visto il ritorno di Kia con una piattaforma elettrica innovativa e eh, diciamo così l'idea di nuo due, due nuovi veicoli PV5 e PV7. Abbiamo visto come dovrebbero essere. Arriveranno nel 2026 in Europa, dovrebbero iniziare in Corea la produzione già l'anno prossimo. E fa parte di tutto quel pacchetto dei veicoli commerciali che vedranno novità. E su questo non possiamo eh, dimenticare il concept di Renault con la joint venture insieme a Volvo. E infine, un'ultima parola: impossibile dimenticare il Master di generazione con le varie motorizzazioni che arrivano vera novità di questa fiera fino all'idrogeno. Sì, si è parlato di tanto di idrogeno a proposito di veicoli commerciali leggeri, lo ha fatto anche Stellantis presentando il nuovo Movano e qui parliamo ovviamente del marchio Opel proprio con eh, motore a, a idrogeno. Eh, e poi gamma elettrificata per Opel dal Movano fino al Combo. Volkswagen svelata in anteprima la nuova generazione del trasporter sia con motorizzazioni termiche che con motorizzazioni elettriche anche Ford Pro si sta impegnando attivamente per l'elettrificazione della gamma quindi transit transit custom transit courier tutti disponibili con motorizzazioni elettriche oltre che con quelle termiche e ibride plug in ibrido plug in che arriva anche per il pick up famosissimo pick up Ford Ranger quindi cosa dire eh, tante novità tutte da conoscere e L'appuntamento ovviamente qui ad Hannover si rinnova tra due anni, nel 2026. Ottima sintesi, Fabrizio. Ma proviamo a fare adesso un bilancio un pochino più completo di questa manifestazione, che naturalmente non solo presenta le novità di prodotto, ma naturalmente segna le linee guida del settore di come si dovrà muovere in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale il nostro settore. E Hildegard Müller, presidente della WDA, ha sottolineato ovviamente l'importanza della transizione energetica, ma ha anche bacchettato le istituzioni per una mancanza di sinergia sostanzialmente. Fondamentale per l'organizzazione che raccoglie i produttori tedeschi, lo ricordiamo, sono le partnership tra tutti i player del settore, il famoso ecosistema, E come sta avvenendo per esempio tra Daimler e Shell, Man e Airbnb e Fortrax e Siemens e tanti altri. Tu cosa ne pensi Fabrizio? Eh sì Luca, l'abbiamo detto prima, la disponibilità delle colonnine di ricarica è fondamentale per dare un impulso alla diffusione dei veicoli elettrici, specialmente se si tratta di veicoli commerciali e industriali, che servono per il business e, se, e bisogna garantire un funzionamento puntuale e, e nessun fermo macchina. Da quello che vediamo noi i costruttori si stanno muovendo e stanno stringendo partnership, come dicevi, con chi progetta e costruisce sistemi di ricarica per rendere ancora più semplice questo passaggio e dunque, in fin dei conti, la transizione. Fatti salvi gli intoppi burocratici che devono assolutamente essere affrontati, restano sul tavolo tante, anche, tante altre questioni. Penso per esempio al costo dell'energia, spesso proibitivo, alla disponibilità di energia stessa ricavata da fonti green o sostenibili, o ancora alla tenuta delle reti, sulle quali occorrerà fare un grande lavoro nei prossimi anni. Qualcosa però da quello che vediamo fortunatamente si muove. Comunque Fabrizio, la tua impressione a caldo da questa manifestazione, da questa edizione dell'OIA? Ma Luca, ce l'ha raccontato anche Andrea Trapani prima, è stata una edizione di successo, i numeri in questo non mentono. Si avverte però anche un generale senso di incertezza, quasi di stasi con i grandi costruttori che devono capire quale potrà essere il futuro, il futuro del settore prima di programmare investimenti che sono molto importanti. Di sicuro c'è una grande attenzione verso i servizi da fornire ai clienti ma anche agli autisti e non dimentichiamo che il tema della carenza di autisti sta diventando sempre più attuale. Su tutto questo poi incombe la massiccia presenza dei costruttori cinesi. Ad Hannover c'erano tanti costruttori che ancora non hanno neanche messo in piede in Europa ma che potrebbero farlo presto e sarebbe una rivoluzione simile a quella che sta vivendo il settore dell'auto. Chiudo con una considerazione sui furgoni. Qui sì che non soltanto l'elettrificazione ma anche un nuovo modo di intendere e progettare i veicoli sta emergendo con grande chiarezza. I prossimi anni saranno particolarmente vivaci e noi saremo contenti di poterveli raccontare. E mettiamo Fabrizio un punto al capitolo di annove ricordando che come la tradizione sono stati assegnati i premi Stars of the Year per il 2025. Allora, miglior camion dell'anno è stato il Mercedes E-Actros 600, eh, seguito dalla gamma aero Volvo Trucks e al trattore elettrico SAW di Iveco, eh, mentre per il Van of the Year è stato eh, vinto da Renault eh, Master. Importante riconoscimento anche per MAN con l'HTGX, con motore a combustione a idrogeno, che ha vinto il premio 2025 Truck Innovation Award, mentre il miglior autobus dell'anno è stato il Solari Surbino 18. E idrogeno molte le categorie del trailer award ma il premio più prestigioso l'ha vinto Kegel Eccoci quindi al momento del track racing con la passione che traspare dalle parole di Alberto Gimelli, che oggi ci racconterà che cosa è successo durante le gare di Most. Allora, diciamo subito: solito film, Alberto? Solito film, eh, l'appuntamento di Most sostanzialmente. Non ha cambiato il copione trito e ritrito di questa stagione. Eh, Quest'anno veramente sta succedendo eh, molto poco eh, se non il fatto che Norbert Kiss è lanciatissimo verso il suo eh, sesto titolo. Se la regia eh, fa partire le immagini, immagini che si riferiscono a gara 2, perché abbiamo scelto gara 2? Beh, semplicissimo perché gara 1 chiaramente l'ha dominata Norbert Kiss questo è il circuito Most molto guidato eh, 21 curve circuito di eh, 4 km e 200 metri di sviluppo una temperatura ideale eh, 27 gradi e qui eh, vediamo la partenza di gara 2 partenza sulla griglia che è determinata dall'ordine di arrivo di gara 1 c'è Albacete e John Newell sull'esterno Albacete all'interno e John Newell all'esterno, questi sono gli splitter eh, stile Indianapolis non ce ne sarebbe di bisogno danno le eh, posizioni ai eh, piloti vedete Albassete che prende eh, l'interno della curva John Newell eh, è all'esterno il lungo rettifilo eh, si eh, chiude con una curva destra e cosa succede? succede che Albassete dal lato della sua esperienza prende il comando della gara mentre John Newell si tocca con Rodriguez e cosa succede? Fuori pista. La gara di John Newell. Dalla prima posizione termina sostanzialmente qui. Uh, Albassete prende il comando della gara, mette subito un uh, buon margine tra sé e gli avversari. Qui vediamo, guidati da Stefan Alma, seguita da uh, uh, Jochen, Han e con il solito Kiss. Uh, che si impegnerà nella sua solitissima uh, rimonta però il bassete è, uh, è già discretamente avanti e sostanzialmente per quanto riguarda la prima posizione lo possiamo già dire non cambierà niente questa è una situazione pericolosissima lo andiamo ripetendo l'abbiamo ripetuto anche nella scorsa puntata un camion fuori pista all'esterno questa era una, una gara da fermare con bandiera rossa perché è vero che le velocità non sono sostenute ma un veicolo all'esterno costituisce sempre un pericolo. Cosa fa Kiss? Kiss prende l'interno e sorpassa uno spento Sasha Lenz. Kiss va a incollarsi alle spalle di uh, uh, Steffi Alma in uh, quarta posizione. Vuole assolutamente il podio, guardate mantiene l'interno. Della uh, traiettoria, nel frattempo, più avanti in una posizione ormai tranquillissima c'è eh, il vecchio Albassete, Antonio Albassete, eh, che eh, sfilerà e vincerà questa gara in eh, solitaria, manovra che eh, vince, non, si ripete, anzi scusate, si ripete, infatti Norbert Kiss prende ancora una volta l'interno su eh, Steffi Alma e eh, la ah, passa. Cosa succede? Steffi Alma tenta di resistere. Eh, tenta di resistere, ma eh, il favore della traiettoria all'interno è di eh, Norbert Kiss e del suo velocissimo e stabilissimo man che lo sta conducendo, ripetiamolo ancora una volta, al sesto titolo. Jochenan tenta la rimonta su Albacete, gli si incollerà alla ruota, ma sarà proprio Antonio Albacete a prendere la bandiera a scacchi. Nuova vittoria per, eh, per lui con Jokenana punto secondo e Norbert Kiss che guadagna il gradino più basso del podio. Allora Alberto, mentre vediamo le immagini di, di gara 4, eh, possiamo fare un po' di bilanci, avremmo potuto farli già molto tempo fa, però se mancano due gare dal termine del, del campionato facciamo due considerazioni finali. Allora, il bilancio avremmo potuto farlo già al termine della prima gara, eh, quella di eh, Misano Adriatico. Sì, in realtà eh, quest'anno il, campiona il campionato è eh, dal punto di vista dello spettacolo e della suspense abbastanza deludente. Perché? Perché eh, Norbert sta eh, dominando, aveva già dominato il campionato, l'anno passato su 32 gare ne aveva vinte 22 e quest'anno si sta ripetendo, praticamente su 20 gare ne ha vinte finora 15. Ora mancano soltanto eh, due appuntamenti, la solita accoppiata di Le Mans, Francia e Jarama in Spagna, eh, onestamente Kiss è lanciatissimo eh, verso questo eh, titolo che lo colloca nella nobiltà assoluta dei eh, campioni del Track racing, eh, quindi lo spettacolo è totalmente mancato. Ma questo non lo si deve addebitare, secondo a mio giudizio, a Norbert Kiss che eh, esattamente fa il suo dovere: il suo dovere è quello di scendere in pista con un mezzo competitivo, il suo rosso man del team Reves e eh, vincere. Piuttosto, sono mancati eh, gli avversari. Ecco, Ecco Alberto. A proposito di questo, proviamo ad andare un attimo oltre Kiss. Chi sono secondo te i piloti che possono magari nel prossimo futuro eh, dare filo da torcere all'Ungherese? Chi sono quelli che magari ti hanno un po' deluso quest'anno? Allora, tra le sorprese eh, direi positive ci sono i primi due neanche a farlo apposta della classifica Chrome. La classifica Chrome, che oggi è un vero e proprio campionato, è attualmente guidato dal giovane talento portoghese José Rodriguez eh, che ha 44 punti di eh, vantaggio su Mark Taylor. Ecco, questi due eh, piloti, come tra l'altro stiamo vedendo proprio nelle immagini di Gara 4, Gara 4 che sarà vinta proprio da eh, José Rodriguez col suo camion numero eh, 38, in seconda posizione si classificherà Taylor col numero 38 hanno dimostrato di avere dei numeri chiaramente per lottare per un campionato ci vuole anche una certa costanza di rendimento vedremo l'anno prossimo se eh, questi due piloti saranno capaci eh, di questo tra le delusioni sicuramente ne collocarei due eh, Sasha Lenz con il suo man numero 3 e eh, Andre Cursim, entrambi sul finire della scorsa stagione, mentre qua vediamo un fuoripista di Antonio Albassete perderà tantissime posizioni, ehm, entrambi eh, avevano dimostrato eh, di poter fare quel salto di qualità che invece quest'anno è totalmente mancato. Il riassunto della situazione qual è? È che a due appuntamenti dalla fine, cioè a otto gare dalla fine, eh, praticamente Norbert Kiss ha il sesto titolo della specialità, sei titoli come Jokernan a questo punto in, eh, in cassaforte, ha 69 punti di vantaggio, praticamente ha più di una gara di vantaggio visto che una gara segna un massimo di 60 punti sul più immediato eh, inseguitore a questo punto penso che nella prossima puntata celebreremo il sesto titolo di Norbert Kiss, strameritato allora Alberto, ci vediamo per il Gran Finale. Grazie a voi. Bene, visto che abbiamo appena parlato di track racing, è il momento di dare la parola al nostro ospite di oggi, protagonista del Grand Prix Track Racing di Misano e non solo naturalmente. Quindi buonasera a Mauro Mosca, direttore marketing Italia di Total Energy. Buonasera Fabrizio, Bene, buonasera Luca. Buonasera anche da parte mia Mauro. <ride> Eh, come detto, il Marco Irubia ormai si sta legando sempre di più all'European Track Racing Championship, anche grazie al fatto che ormai da due anni siete title sponsor eh, di questo weekend inaugurale, tra l'altro, del, del, del circuito. Eh, che cosa vi ha spinto a continuare a questo percorso orientato ovviamente alla sostenibilità del, del nostro settore? Ma eh, dunque. Eh... La spinta a continuare è un po' la stessa che ci ha spinto ad iniziare, no? Quella con il marchio Rubbia è un'avventura che abbiamo iniziato in Italia e poi tra l'altro collaborando proprio, proprio con te eh, due anni fa, eh, quando un po' eventi sfortunati hanno fatto sì che non fosse la migliore delle, de, delle competizioni, c'era stata appunto eh, l'alluvione, ma nonostante questo c'era stata una, la domenica una partecipazione estremamente Infatti. importante, ma tornando alle eh, considerazioni relative a Total Energies, noi siamo veramente un partner per l'European Track Race Championship, perché siamo un partner? Perché eh, lavoriamo su almeno tre fronti diversi. Eh, a livello internazionale siamo fornitori unici dei carburanti eco sostenibili eh, HVO per tutto il campionato eh, e questo da ormai tre anni. Eh, da più anni siamo invece sponsor di uno dei team che corre all'interno del, del campionato che è l'IonTrack di Lione. Eh, chiaramente noi siamo un'azienda francese, il, il team è un team estero, ma eh, abbiamo un'ottima relazione con loro, eh, abbiamo la possibilità di portare clienti e far un po' vivere quella che è la passione. No? Eh, eh, poi il motorsport ci insegna un po' questo che al cliente piace oggettivamente condividere la passione con noi e poi nel, nella relazione quotidiana si ritrova quel fatto di aver fatto vivere al cliente una passione. E eh, terzo elemento ma non ultimo, noi due anni fa abbiamo appunto rilanciato il marchio Rubia con il lancio di una nuova gamma che è appunto la gamma Optima eh, e Abbiamo visto che oggettivamente quel seguito e quel... avevamo utilizzato un po' il track race come... e la sponsorizzazione come title sponsorship del track race in Italia come mezzo per iniziare una campagna di comunicazione e questi elementi continuano e visto il successo che abbiamo avuto nel primo anno nonostante le difficoltà e quest'anno diciamo si è replicato insomma... Eh, non voglio dare anticipazioni sul futuro. Ecco Mauro, <ride> facciamo quindi un passo indietro anche a beneficio di chi ci segue. Come nasce il marchio Rubia all'interno di, to di Total Energy e naturalmente quali sono i prodotti di punta? Ok, diciamo Il marchio Rubia è un marchio che è effettivamente strettamente legato al settore HDDO, eh, quindi è il marchio che noi leghiamo ai prodotti per il trasporto pesante. Ci sono poi diverse declinazioni di questo marchio. Eh, L'ultima categoria di prodotti che abbiamo lanciato sono i prodotti Optima che hanno formulazioni fuel economy e che permettono effettivamente di essere eh, utilizzate su tutte le applicazioni stradali ed hanno certificazioni riconoscimenti da parte degli, eh, di diversi OEM, più di 200 approvazioni da parte degli OEM. Abbiamo poi i Rubia TIR che sono fuel economy e quindi ancora una volta guardano all'ottica più di risparmio per il, eh, per il trasportatore e poi abbiamo il Rubia HDDO che è una gamma più dedicata al mondo, un po' più ampia dedicata a tutto il mondo del, dei veicoli pesanti ehm, che sono estremamente oggetto poi di attività di comunicazione e estremamente oggetto di attività legate appunto al mondo del track race di cui parlavamo precedentemente. Ecco, noi abbiamo infatti imparato a conoscere un po' questa gamma di lubrificanti per eh, i veicoli pesanti proprio durante il tech racing, ma non dimentichiamo, come hai ricordato prima, che Total Energy è il fornitore ufficiale di biodiesel eh, per le TRC, no? Quindi c'è una forte spinta sostenibile da un lato e chiaramente poi i prodotti classici, diciamo, del, del mercato. Come eh, si, si combinano questi due aspetti nella vostra azienda? Ma dunque si combinano proprio nell'ottica del raggiungimento di quella che è la nostra mission, di quella che è la nostra visione. Noi puntiamo a diventare una delle major di riferimento nell'ambito della transizione energetica. Eh, non a caso abbiamo cambiato nome da Total a Total Energy, lavoriamo a livello mondiale su tutte le energie a prescindere diciamo, da quella idroelettrica e dall'atomica, per il resto lavoriamo su tre energie, la, la, la solare, l'eolica, l'idrogeno, i eh, biocarburanti e, e continuiamo comunque a lavorare ancora sulla parte oil. Um, in quest'ottica anche il mondo della mobilità, sulla quale siamo stati sempre presenti, eh, è... Per noi è fondamentale per sperimentare queste diverse tipologie, quindi lavoriamo nel mondo dell'elettrico, eh, a livello europeo abbiamo moltissime installazioni di colonnine, probabilmente fra qualche anno potremo avere anche de de delle presenze in Italia. Um, in Italia lavoriamo invece su altre energie, tra le quali abbiamo anche la commercializzazione dell'HVO, per ora non al pubblico ma soprattutto a livello business to business e l'HVO è uno dei prodotti che... Fatemi dire aiuta maggiormente la transizione energetica, certo. perché? Perché sappiamo benissimo che non ho bisogno di intervenire sul mezzo per utilizzare l'HVO, ma posso tranquillamente utilizzarlo sul mezzo già esistente, senza quindi andare a peggiorare quella che è l'impronta di carbonio per produrre nuovi mezzi piuttosto che sostituire, e quindi andare ad impattare sulle tasche del trasportatore. Ecco Mauro, parlavi di elettrificazione, sappiamo che con l'elettrificazione cambiano anche i motori, da quelli termici a quelli elettrici e cambia anche la necessità di lubrificazione di questi nuovi componenti, quindi come si sta attrezzando Total Energy proprio per questi componenti innovativi che entreranno, stanno entrando a far parte del mercato in modo prepotente? Eh, ancora una volta tiro in ballo diciamo un po' la, le multienergie, no? Uh, perché uh, è chiaro che un motore elettrico ha una necessità di lubrificazione totalmente differente da un motore endotermico, uh, se parliamo di motore, se parliamo di altri componenti, chiaramente abbiamo trasmissioni che hanno minore necessità, sicuramente i fluidi freni piuttosto che gli altri fluidi rimangono, quindi una parte del business rimane intatta, c'è poi tutta una parte del business invece che è legata all'elettrico, l'elettrico oggettivamente ha, ha necessità solo di liquidi di raffreddamento, tra l'altro riguardo di raffreddamento che prevedono un cambio a strettissimo giro, nel senso che comunque c'è un primo cambio dopo i die, primi 10.000 km, poi a seconda dei costruttori e poi sono fondamentalmente a vita. Ecco, noi entriamo sicuramente e stiamo sviluppando con i nostri centri di ricerca a livello europeo tutto il mondo dei first fill, quindi delle, eh, diciamo dei primi riempimenti delle batterie. E poi stiamo sviluppando con aziende del gruppo e con il gruppo stesso. La, lo sviluppo delle batterie. Quindi la logica è sì, è vero che non c'è più una parte, o comunque andrà a ridursi una parte del business, ma c'è tutta un'altra parte del business che arriva. No? Qui è un po' un concetto darwiniano: eh? bisogna, <ride> bisogna <ride> eh, adeguarsi all'evoluzione della specie, e quindi noi ci stiamo un po' indirizzando su questo tipo di atteggiamento, e, e cerchiamo chiaramente di essere anche un po' dei precursori. Allora Mauro chiudiamo con una curiosità come hai detto prima voi siete anche scesi proprio in pista no? con, un, con un team che corre con il marchio Rubia e Total Energy sulla, eh, sulla Livrea questo ha legato, ha creato ancora maggiore legame all'interno dell'azienda come seguite a livello di pathos, di passione le gare? Eh, qua, tocchi, qua, tocchi un tasto proprio personale io, io adoro andare in circuito eh, adoro andare in circuito a seguire le moto, le auto noi come azienda petrolifera veramente partendo dal marchio Elf che diciamo abbiamo acquisito anni fa ed arrivando fino ad oggi a Total Energy seguiamo tantissime competizioni appunto dal MotoGP il WEC, il World Superbike il Track Race e, e questo da un punto di vista personale diventa un elemento non solo per migliorare la relazione col cliente ma anche per migliorare l'ambiente interno quindi con il gruppo delle persone del marketing, con i colleghi che vengono invitati, il sport è qualcosa che comunque aiuta a passare dei sani principi e dei sani valori cioè. che vanno dove si parla di passioni passioni che poi effettivamente noi mettiamo sul campo e che viviamo insieme insomma vivere insieme una passione è qualcosa che unisce. Assolutamente. Grazie mille Mauro. Allora per essere stato con noi e anche per questo tuo racconto appassionato. <ride> grazie, grazie, grazie a voi, Buona grazie per avermi ospitato. Buona serata. Allora, vi avevamo promesso una sorpresa ed eccola qui, facciamo un passo indietro. Torniamo nei padiglioni di Hannover, dove abbiamo avuto la possibilità di intervistare eh, Luca Sra, presidente Truck Business Unit Iveco Group, che poi potete leggere nell'intervista completa sulle testate di trasportare oggi e di Vado e Torno. Ma abbiamo voluto anche fargli qualche domanda a video in diretta e quindi ecco il contributo. A voi regia. Siamo con Luca Sra, a capo della Business Unit Truck di Iveco Group qui alla IAA di Hannover. Allora le chiedo innanzitutto un suo commento, una sua impressione su questa fiera che sta dicendo molto sul presente e sul futuro dei veicoli commerciali. Ma io credo che sia una fiera che dimostra grande, grande interesse e grande attrazione da parte del pubblico nei confronti della novità nel... Sul nostro strand ci sono tante novità, due in particolare che sono il nostro rigido elettrico e l'ultimo nato che è l'e-movie che complementa diciamo, la storia di grande successo della gamma Daily, ora anzi da un paio di anni presenti anche in versione elettrica. Come si inseriscono allora proprio queste due novità di cui stavo parlando nell'offerta di Veko per il prossimo futuro? maniera semplice un completamento che intendiamo essere evidentemente di successo di quella che è la gamma daily che due anni fa proprio all'IAA abbiamo lanciato nella versione elettrica e quindi equipaggia la versione furgone la versione cabinato dalle 3,5 alle 7,2 tonne l'e-movie lavorerà al di sotto delle 3,5 tonnellate ma mantenendo il DNA che ha reso famoso nel mondo il daily, quindi la sua versatilità, carazzabilità e la capacità di offrire aiuto e supporto a tanti tipi di interlocutori e di clienti diversi. Con il rigido pesante elettrico completiamo invece la nostra offerta nel settore del, dei pesanti elettrici, dove abbiamo iniziato in maniera pionieristica con i trattori elettrici e, e a idrogeno fuel cell alcuni anni fa, circa 5 anni fa e che oggi completiamo con il rigido elettrico nella versione 4x2 e 6x2 con l'obiettivo di servire i nostri clienti in quello che riteniamo essere il segmento probabilmente più sensibile agli aspetti dei veicoli elettrici o alle peculiarità dei veicoli elettrici che sono la distribuzione urbana e la distribuzione regionale. E eh sì, è stata davvero una bella occasione per parlare con Luca Sra e per sentire la sua visione per il futuro del nostro comparto. Ma ora avviamoci verso il termine della nostra trasmissione, però prima diamo la linea alla nostra nuova inviata Marta Bertazzo che ci dà il suo punto di vista per così dire rosa dal mondo del trasporto su gomma. A te Marta. Da diversi anni sulle strade della Finlandia e della Scandinavia girano camion lunghi fino a 25 metri, per lo più timber track ma anche centinati e frigo. Difficile immaginare camion così capienti arrivare oggi in un magazzino italiano. Con i problemi delle infinite attese della merce, gli autisti potrebbero ripartire dopo una settimana. Il problema dei tempi di attesa è una questione ancora irrisolta che causa malessere cronico e soste economicamente infruttuose. E se l'autista si lamenta dal magazzino viene replicato, attende in cabina, che proviamo ad attendere di sapere cosa possiamo fare per risolvere il problema dell'attesa. No, non è l'inizio di una barzelletta, ma la psicotica realtà per un gran numero di camionisti e padroncini. Certo, non è una condizione assoluta. Esistono tipologie di trasporto dove le attese sono ridotte a una manciata di minuti. Io ne so qualcosa. Nei cantieri di asfaltatura e nelle cave, con la vasca ribaltabile e l'attesa d'odissea normalmente non ci sono. È un dato certo invece che i disturbi psicosomatici affliggono chi trasporta con centinati, frighi, container, cisterne e tutti quei camionisti che hanno quotidianamente a che fare con una colposa o colpevole disorganizzazione nell'app di carico scarico. Nervosismo, frustrazione, preoccupazione, stress mentale, mancanza di riposo sono solo alcuni dei malesseri accumulati in cabina. Condizioni alla lunga patologiche che quasi andrebbero certificate dal medico del lavoro per rendere finalmente questa questione irrimandabile. Invece finisce quasi sempre il contrario: finisce che al camionista viene chiesto di essere super performante rimediando al ritardo anche se non dipeso da lui. In altre parole, a quanto pare la soluzione alle attese croniche non è la correzione del processo della logistica, ma nel doversi adattare, nel farci semplicemente l'abitudine. Non è che magari ci si aspetta anche che l'autista provveda a risolvere il proprio malessere professionale utilizzando il bonus psicologo? Allora, Fabrizio, un'altra puntata assolutamente ricchissima di notizie da Hannover e dal mondo del settore e con la nostra Marta Bertazzo, che ormai si è perfettamente inserita nella nostra redazione e nella nostra trasmissione. Assolutamente sì, noi vi aspettiamo il prossimo mese a ottobre qui sul canale 68 del Digitale Terrestre, ma anche sui canali social di Trasportare Oggi in Europa e di Vado e Torno, eh, nonché sul sito di GoTV dove va in replica questa trasmissione. Ovviamente ci aspettano ancora tante sorprese, e presto, tra l'altro, vi daremo notizie sulla nuova stagione di Formula Track per il 2025 che non smetterà di trasmettere le notizie del nostro mondo. Grazie allora a tutti voi che ci avete seguito, che siete stati con noi, ai nostri ospiti di oggi e come sempre. Stay tuned!